Il mio non è un ringraziamento di circostanza perché considero questa una occasione molto preziosa per condividere una riflessione e probabilmente costruire insieme una prima risposta per affrontare una questione che io considero strategica per lo sviluppo del nostro Paese, cosa facile da evocarsi, ma nella realtà molto difficile da assumere realmente come un tema decisivo. Lo dico perché noi usciamo da un periodo lungo, molto lungo, questi anni che etichettiamo come gli anni del berlusconismo, nel corso del quale, non a caso, questa centralità della questione meridionale è stata rimossa, si è addirittura teorizzata l'esistenza di un'altra questione, la questione settentrionale e la sua centralità per lo sviluppo del Paese, e soprattutto in questi anni anche la sinistra ha inseguito in qualche modo questa, ha subito, ecco, in qualche modo questa ideologia dominante. Lo dico perché se riflettiamo, e permettetemi solo rapidamente questa digressione, il berlusconismo prende corpo nel nostro Paese con l'intento di affermare un'egemonia che ha avuto la meglio in questi anni, che metteva al bando di fatto tutti gli strumenti di una possibile azione riformatrice. Il ruolo dello Stato era ormai declinato come puro assistenzialismo, l'intervento pubblico in economia ormai classificato solo come statalismo e la mediazione politica ormai declinata esclusivamente come consociativismo. Si è quindi affermata come dominante una ideologia, questa è almeno la mia convinzione, che assumeva il dogma dell'efficienza del privato, in contrapposizione all'inefficienza del pubblico. E naturalmente il luogo principe nel quale questa inefficienza, questo spreco si manifestava era il Mezzogiorno. Ed è sull'onda di questa impostazione che la questione meridionale è stata rimossa, che il Mezzogiorno, il problema del Mezzogiorno è stato confinato in una vera e propria questione criminale, e ha preso consistenza la teoria della centralità della questione settentrionale, in realtà classificando come questione un problema che riguardava il rapporto dello Stato con i ceti produttivi del Paese, prevalentemente insediati nel Nord, ma che certamente non aveva e non ha la rilevanza e il profilo di una grande questione nazionale. La stessa discussione su quale forma di Stato e su come riformare lo Stato del nostro Paese è stata fortemente condizionata da questa ideologia dominante. Penso a tutto il dibattito sul federalismo, al quale la sinistra, il centro-sinistra, si è accomodato con molta superficialità, a mio avviso, nel senso che si è potuto aggiungere quell'aggettivo solidale in realtà dopo un sostantivo, federalismo, che aveva confinato alla periferia l'attenzione per il Mezzogiorno. Peraltro una riforma di quella natura non poteva non prendere atto di una situazione strutturalmente duale come quella del nostro Paese, che quindi oggettivamente avrebbe soltanto riprodotto, se non amplificato, le ragioni di questo dualismo. Oggi finalmente si torna a parlare di Mezzogiorno, e non è un caso che si torna a parlare di Mezzogiorno dopo che questa egemonia, diciamo berlusconiana, è entrata in crisi e in presenza di una crisi economica. Faceva riferimento a questo anche il Ministro prima
che ha parlato poco fa, che mette in discussione strutturalmente il modello di sviluppo così come lo abbiamo conosciuto in questi anni. Si torna a parlare di Sud, ha tornato a farlo il Presidente del Consiglio Monti alla Fiera del Levante, il fatto stesso che dopo tanti anni un Presidente del Consiglio torna a inaugurare la Fiera del Levante è un segnale, se ne è tornato a parlare qualche settimana fa l'Assemblea Nazionale della CGIL a Salerno, il 14 settembre a Napoli il Governo ha incontrato le Regioni e la Commissione Europea, ne parlerà il Partito Democratico il 28 e il 29 settembre a Lamezia, e in questa discussione si cominciano a cogliere alcuni elementi positivi, per esempio la consapevolezza che si tratta di decifrare una realtà molto complessa, un'area in cui convivono arretratezza e modernità, eccellenze e sprechi, talenti e clientele. Io ho molto apprezzato anche il titolo che Area Dem ha dato a questo incontro, e cioè c'è un Sud che si sta muovendo, c'è un Sud che cerca di fronteggiare questo passaggio di fase, però c'è ancora un limite che era presente anche nel discorso del Presidente del Consiglio alla Fiera e che può rivelarsi, ahimè, molto problematico nella discussione di cui noi abbiamo bisogno per affrontare le questioni che appunto sono oggetto anche della riflessione di queste vostre due giornate, e cioè la tesi secondo cui lo sviluppo dipenderebbe molto, anzi in maniera determinante, dalla mentalità e dai comportamenti, in particolare della classe dirigente meridionale. In questo c'è una parte di verità, intendiamoci. Non c'è dubbio che i comportamenti, il modo di governare, il modo di comportarsi della classe dirigente in senso lato del Mezzogiorno è un problema molto serio. Però io credo che mai come in questo periodo ci sia stato uno scarto enorme tra il capitale umano, sociale, di competenza, di professionalità che è maturato nel Mezzogiorno e le reali opportunità. Cioè, tanti nostri ragazzi fuggono dal Mezzogiorno, non soltanto, qualcuno anche perché magari per trovare un posto di lavoro bisogna piegarsi ad una logica di tipo clientelare, perché prevale la raccomandazione rispetto al merito. La ragione principale per cui tanti nostri ragazzi se ne vanno è perché qui il lavoro non c'è. E il problema, allora, siccome non c'è lavoro se non c'è crescita, il problema oggettivo col quale dobbiamo fare i conti è, in una realtà strutturalmente arretrata, quale la nostra, è possibile creare pari opportunità se non si interviene alla radice per migliorare, per esempio, la dotazione di beni e servizi collettivi? È possibile la crescita se non accade questo? E chi deve fare questo? Io non voglio qui evocare il precedente della unificazione tedesca e del grande investimento di risorse e di anche, tra virgolette, impopolarità che l'allora leader tedesco Kohl fu una scelta di fondo della Germania, e non è vero che avvenne in un periodo in cui c'erano le vacche grasse. Si fece una scelta politica di fondo di concentrare politiche e risorse al fine di costruire quell'unità tedesca che è stato un elemento non secondario del successo della Germania e del ruolo e della funzione che poi la Germania ha assunto in Europa in questi anni. E allora la mia proposta concreta, il tema sul quale l'iniziativa politica del Partito Democratico dovrebbe compiutamente prendere corpo, è che dobbiamo entrare in una nuova stagione del meridionalismo. Noi abbiamo conosciuto
la stagione dell'intervento straordinario, che è stata importante, che ha portato tanto di buono anche al Mezzogiorno, ma ha lasciato strutturalmente il Paese nelle condizioni in cui poi è riesplosa la questione meridionale come grande questione nazionale. Abbiamo seguito all'inizio degli anni 90, in particolare grazie ad alcune intuizioni dei governi di centrosinistra, una iniziativa meridionalista che puntava a valorizzare una capacità autonoma del Mezzogiorno di crescere. Penso alla stagione dei contratti d'area, penso anche a quella numerosa serie di iniziative che partirono dal basso nel Mezzogiorno, in particolare nella nostra regione, ma anche questa si è rivelata una iniziativa che non affrontava e non risolveva il nodo strutturale del dualismo italiano tra nord e sud. Oggi noi possiamo dire, tanto più in presenza di un passaggio cruciale della vita del nostro Paese, quella appunto nella quale si tratta di ridefinire quello che una volta si chiamava modello di sviluppo, parola diciamo che evoca precedenti anche problematici, bene, oggi un nuovo meridionalismo non può che essere sostanziarsi in una politica nazionale che assume il tema del Mezzogiorno. Che cosa voglio dire concretamente? Per esempio, una delle grandi questioni su cui si gioca il futuro del Paese e del Mezzogiorno è se noi siamo in grado di riprendere una politica industriale, sapendo che in questo momento il cuore di questa vicenda è il Mezzogiorno. Non voglio evocare il problema dell'Ilva, di Taranto, ma l'illusione che il nostro Paese, per esempio, possa rinunciare al manifatturiero, o addirittura che nel Mezzogiorno l'economia del turismo, che considero fondamentale e di grandissimo significato, possa assorbire e compiutamente sostituire uno smantellamento, diciamo, dell'apparato industriale. E se la vicenda dell'Ilva è la vicenda clou, penso a quello che sta succedendo a Pomigliano, penso a come si pongono anche questioni, il risanamento di Bagnoli, il tema dell'industria del petrolio in Basilicata con la raffineria a Taranto, cioè un insieme di questioni che ci pongono di fronte all'esigenza di assumere, per esempio, il tema della politica industriale, che oggi non può che passare attraverso intanto una mediazione e una compatibilità con un passaggio da un modello di sviluppo ad un altro, e dunque senza shock e forzature che rischierebbero di produrre soltanto effetti devastanti. Penso che questo della politica industriale possa e debba essere una delle chiavi di una nuova politica nazionale per il Mezzogiorno, accanto a politiche infrastrutturali, c'è qui il sottosegretario Improta, che assumono il tema del Mezzogiorno come la priorità del Paese. Dunque, se questo, e concludo, se questa è l'approccio che noi dovremmo cercare, dunque la svolta che noi dovremmo cercare di introdurre, noi non possiamo limitarci al pur apprezzabile e straordinario lavoro che sta facendo il ministro Barca di riorganizzare, rivedere come i fondi comunitari si devono spendere, perché in effetti gran parte non sono stati spesi. Noi abbiamo bisogno di una svolta politica nazionale sul tema del Mezzogiorno, e dovrebbe essere questo anche uno dei temi fondamentali della nostra proposta di governo al Paese, accanto al tema della democrazia. Io voglio anche chiudere su questo. Io penso che un grande tema meridionalista è come si riorganizza e si ristruttura e si rinnova la democrazia italiana, perché dopo questi anni l'idea che noi possiamo immaginare un assetto democratico che faccia a meno
dei momenti della intermediazione tra la società e le istituzioni, che parlo dell'intermediazione politica attraverso i soggetti politici, dell'intermediazione sociale attraverso i soggetti sociali. Non dimentichiamo che uno degli elementi fondamentali che in questi anni ha consentito al Mezzogiorno di non essere terreno di coltura per svolte reazionarie e autoritarie, eppure questi tentativi ci sono stati, penso a quello che accadde all'inizio degli anni 70, insomma ora non stiamo a evocare la rivolta di Reggio Calabria, ma ne potremmo fare tanti altri di questi esempi, è stata comunque una organizzazione democratica che consentiva di gestire quel malessere, quelle difficoltà che inesorabilmente accompagneranno questa fase di transizione. Questo è un tema cruciale, lo dico perché noi, che saremo impegnati nelle prossime settimane in una vivace e impegnativa campagna elettorale per le elezioni primarie, forse dovremmo sforzarci, e devo dire che i rumori e i frastuoni di questi giorni attorno alle primarie mi pare che offuscano questo aspetto, di individuare il terreno vero del confronto, dello scontro anche elettorale, che sarà poi il tema cruciale sul quale si chiamerà a confrontare l'elettorato italiano, che è anche questo, cioè questo tema della democrazia, di come noi pensiamo di organizzare la democrazia, e cioè se il problema è soltanto sostituire al modello che ha prevalso in questi anni il governo dei migliori, magari dei migliori più giovani, oppure se il problema è come noi riorganizziamo una democrazia fondata anche sul ruolo e la funzione dei luoghi della mediazione, e in questo quadro anche affermiamo il rinnovamento di una classe dirigente. Da questo punto di vista io credo che dal Mezzogiorno l'auspicio è che possa venire un contributo a segnare questo tipo di svolta.